Ehi, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Negli scorsi video ho affrontato le prove per i maestri dello Yo-Kai Watch e sbloccare il loro nuovo potere. Oggi manca un solo membro e quello è Jack. Eccolo qua. Andrei un attimino a Yo-Kai World a fare qualche slottata, perché i punti della slot oggi in particolare valgono doppio. E come faccio a sapere che i punti slot valgono doppi? C'è scritto qui. Punti slot Kai per 7, quindi un punto ne vale 7. Io sprecherei qualche moneta arrugginita, ne ho 33, così non spreco quelle buone che magari posso trovare altri yokai, o anche altre sfere oro, perché le sfere oro, le anime oro, servono poi per craftare oggetti sempre più forti. Chiave fortunata di una... Wow, di meglio non potevo sperare. Ecco, questo non è proprio buono. Le monete arrugginite 3x7 fa 21, ecco 210, il problema è che 30 monete non posso usarle perché ne avevo solo 3 per oggi. Però la chiave fortunata non è male. Ovviamente farò una guida su dove trovare, e spero di trovarli tutti, i portali per usare queste chiavi, e la chiave fortunata è molto importante per trovare oggetti rari. Non sempre, ma può funzionare. Ovviamente si va nel passato, vado alla residenza Mount, che mi sa che è quella più vicina al punto di interazione che ci serve. Ah no, è qui. Ok. Ciao, oh che belli yokai che è vicino a te. Servono a fare a botte? Eccoti ragazzo, ti stavo aspettando. In che senso? Non è ovvio, sono qui per sottoporti alla prova dello Yo-Kai Watch. Cosa? Dici sul serio? Certo che sì, altrimenti perché sarei venuto in una città così fredda? E ci credo, coi reumatismi e la voglia di stare in una città fredda. Io sopporterei il dolore pur di stare al freddo. Al fresco, non al freddo, ma al fresco sì. Bene, possiamo iniziare, è tempo di sentire il tubo! Vi ricordate su Yo-Kai Watch 2? Usa il tubo! Proprio allungato. Ma cos'è il tubo? Intanto rispondi a questa domanda. Che cos'è il tubo secondo te? Un oggetto chiuso sapere. Un oggetto per innaffiare le piante. Un'imbattibile arma antimostri. Uno yokai, un tipo di cibo. Ho scoperto che rispondere alle domande in maniera sbagliata, o quasi, nell'altra prova, quella di Katie, non cambiava il risultato. Venivano lo stesso in squadra con te quegli yokai. Quindi, un oggetto che si usa per innaffiare le piante. Non esattamente. A dire il vero, tutte quelle risposte sarebbero errate. Infatti, è quello che avrei detto anch'io, E allora cos'è il tubo? Dovrei combattere contro i miei fedeli discepoli e dimostrarmi la tua forza. Ah, ma c'è anche Shogunyan. Shogunyan, che stai a fare lì? Dovresti essere in squadra con me. Traditore, se ne uscirai vincitore scoprirai il tuo tubo interiore. Con questa rima chiudo il mio discorso. Ora corre a prepararti per la sfida, ragazzo. C'era la rima, non me ne sono accorto. Combattiamo contro i tuoi discepoli allora. Nel passato erano i suoi discepoli, poi sono diventati altri i discepoli. Ma combatti anche tu, maestro? È così, no? Per punti extra? No. Va bene. Non fa nulla. No, no, te lo scordi, amico mio. Allora, Norikun, io ti voglio bene, ma avvelenotto di più. Il mio yokai preferito, che devo fare? Ah, non ho l'attacco caricato? Al massimo! Niente, ce l'ho contro Shogunyan. Ora con Homblu. Ah, ok, però devo... Mi carico un attimo Homblu, Vabbè, sì, colpiscimi pure. Ah, sei rimasto solo, sei rimasto bene. Abbiamo fatto il devasto, come sempre. Ci sta, ovviamente. È una prova intermedia questa. Non credo sia la prova finale. Vi immaginate l'attacco finale di Jack a un tubo? Tira fuori un tubo, inizia a rotearlo. Ci fa la tipo frusta. Bello. Ben fatto, ragazzo. Ora è il momento di risvegliare il tubo che è in te. Mi piacerebbe tanto capire quello che dici, maestro mio. Ma non ci riesco. Ma un attimo, forse intendeva... Sì, ci sono, Yo-Kai Watch, a me. Non è il cristallo di luna che devi chiamarlo, ce l'hai al polso. Che perché?
posso. È legale sta cosa? Cos'è successo? Ma questo è... Già, proprio così. Che diamine è questo yokai? Esatto. Ora guardiano. Sono Susanoo. Nella sua forma perfetta. Il mio nome è Ura Guardiano. Tra l'altro, i nomi degli yokai verranno tradotti con il prossimo aggiornamento. E il prossimo aggiornamento avrà tutti i nomi tradotti al 100%. Tutti i dialoghi, tutti i nomi, tutto. Anche le grafiche. Aspettate pazientemente perché sarà tutto al 100%. Susanoo! Sì, ce l'ho fatta! Ho risvegliato il mio vero potere! No, ancora ne troppo, ragazzo. La tua prova non è ancora terminata. È vero, hai acquisito nuovi poteri, ma questo non significa niente. Per dichiarare davvero concluso il tuo test, dovrei prima battere anche me. Me l'aspettavo. Ascoltami, Jack. Permettimi di unirmi a te in questa battaglia, ma certo! Lo metto al posto di Nori-kun? A meno che Ura Guardiano non è la forma Shadowside di Susanoo, perché se è la forma Shadowside un po' mi dà fastidio. Sicuro? Forza, Susanoo! È tempo di concludere la prova! Quindi Susanoo o Ura Guardiano contro Maestro Mio e basta, niente Mastic? Sennò sarebbe comparso Mastic, vero? Ah, non c'entra niente. Bene! I loro, i guardiani e basta. Ma dov'è? Ma non c'è Susanoo! Ma che cos'è sta robaccia? Eccolo lì. Vai, mi accanisco contro il Maestro Mew. Contro il vecchio. Bloccato. È bloccato, fategli male. Ok. Ah, mi è morto Dragazzurro? Non avete capito niente allora voi. Eccolo qua. Ah, è un'evocazione? Ah! Ha messo lui fine due alla lotta. Grande. Bellissimo. Wow. Boia, zio. Ha cacciato una spadata. Ce l'abbiamo fatta! Bel lavoro! Vuoi dirlo forte? Siamo stati fenomenali! Ura Guardiano, grazie infinite! Sono contento di averti al mio fianco. Sì, lo sono anch'io. No, grazie a te! Io faccio solo il mio dovere di Spirito Guardiano. Spirito Guardiano, Shaman King? Beh, non vedo l'ora di continuare a lottare insieme a te. O anche Jojo, perché per forza Shaman King. O comunque non per forza Jojo. Evochiamo Energimax. Sì, bostiamo come Energimax, Susanoo. Beh, potrei usare Jack a sto punto. Ah, sono davvero pezzi. Ma che... Non ci credo. Ora guardiano, eri tu, Susanoo? Te l'ha detto, sono Susanoo, questo è il mio potere. Beh, che dire, grazie di cuore, amico mio. Shogun è rimasto lì, oramai, non ce la fa più. Ehi, ragazzo! I miei complimenti. Hai risvegliato i tuoi poteri in modo impeccabile. A quanto pare. Ma se ci sono riuscito, in merda tutti i miei amici. Che belle parole. Direi che possiamo dichiarare conclusa la tua prova. Sul serio, splendido, grazie Maestro Mew. Dovere, ragazzo. E ricorda sempre che il tubo sia con te. Ah, sbaglio o quell'oggetto che teneva in mano? Quel coso blu, dici? Sì, sembrava proprio un tubo. Cosa? Ok, dunque il video è davvero corto, quindi andrò un pochino avanti, ma vorrei farvi vedere una cosa. Se la storia non mi intriga troppo, anche se non serve che mi intrighi per accattivarmi e ingolosirmi a giocare. Finalmente abbiamo superato tutte e cinque le prove, ragazzi! Ora non ci resta che mettere in pratica. Già, cos'è, uniamo gli Energimax? Perché non è successo niente? Perché non deve succedere, forse? Che strano. È come se ancora vi mancasse qualcosa. Un'altra prova, magari. Che succede, Summer? Sembri pallida. Sto bene, tranquillo. No, invece. Sto avvertendo l'aura di Shuka, ed è più potente che mai. Forse deve trasformarsi?
Forse la colpa è solo mia che se non riusciamo a connetterci. Non dire sciocchezze, se Laura è forte. Come si suol dire, la fretta è cattiva consigliera. Riposati un po', va bene? Ci riproviamo domani allora, alla stessa ora. Allora, non era tradotta la parte del sogno, ma Shuka dice che è stata tradita. Quindi, è stata tradita dai suoi sudditi? Comunque, andiamo avanti, vediamo che succede. Non so perché loro stanno qui a Summer, no, comunque. Ah, Emma, mi è giunta voce che UK World sembra tutto sotto controllo. Sì, è vero. Ora non ci resta che sconfiggere Vuoto Oscuro. Beh, però, vedo che anche voi avete ottenuto degli ottimi risultati. Sì, ma non riusciamo a capire cosa ci manca. Eccola Summer che arriva. Oh, Summer, tutto bene? Ora è pronta. Sì, ma non riesco a recuperare i miei ricordi. Ah. In ogni caso, non posso continuare a fare affidamento sempre su Shuka. D'ora in avanti combatterò seguendo il mio cuore. Non preoccupatevi per me. Ma sembra che debbano unire i loro Yokai Watch per raggiungere la dimensione di Vuoto Oscuro. Non finite mai di stupirmi. Credo che sia giunto il momento. Quindi ora siamo pronti? Il momento per cosa? Non è ovvio? Per il vostro completo risveglio, è chiaro. Me ne occuperò io. Ok, allora. Bene, maestri dello Yokai Watch, mostrate il vero potere degli umani. Questa sensazione, che cos'è? È l'anima di Alistair. Sembra che voglia fondersi con i nostri orologi. Beh, boia. Ecco cosa ci mancava. Enma, era lui l'anello mancante. Quindi ora abbiamo gli Yokai Watch più potenti di sempre. Che strano. Sto iniziando ad avvertire qualcosa dentro di me. È la forza dei vostri amici. E la prova del legame che avete con loro. Fantastico! Ora Vuoto Oscuro non potrà nulla contro di noi, si spera. E però sono stanchi morti. Il risveglio li ha sfiniti. È come quando ti svegli nella vita vera, sei stanco ancora prima di cominciare. È normale. Avete appena risvegliato l'enorme potere che giaceva in voi. Partiremo domani per Yokai World. La battaglia finale contro Vuoto Oscuro si avvicina, cercate di rimettervi in sesto. Allora, come va? Siamo giunti alla fine, Link, come ti senti? A dire il vero sono un po' nervoso, non riesco neanche a prendere sonno. Allora non sono l'unico, era da anni che non saltavo un pisolino. Un gatto. Beh, è comprensibile, dopotutto il nostro avversario è il temibile Sole Nero. Ehi, ho un'idea. Potremmo fare due chiacchiere prima di dormire. Sono sicuro che ti aiuterà a distrarti un po'. Allora che ne dici? È strano dirlo, ma Whisper ha ragione, Link. Per questa volta almeno. Non dovresti mai dubitare del sottoscritto, caro mio. Che poi io avrei cambiato valletto, ma è tornato Whisper. E facciamo allora questo discorso con Whisper. Niente, devo parlare per forza con tutti. Parliamo con tutti allora. Anche se vorrei andare a fare un'altra cosa, veramente, io. Ciao, Link. Hai visto? Ce l'abbiamo quasi fatta. Sì, hai ragione. Domani dovremmo impegnarci molto. Lo dobbiamo ai nostri amici yokai. Ti confesso però che tutto questo mi spaventa un po'. Ti spaventa? In che senso? Beh, è un po' difficile da spiegare. Vedi, poco prima di incontrarti, Resen, il re degli Ioni, aveva cercato di impossessarsi della nostra Val d'Oro. Il re degli Ioni? Sì, e non è tutto. Tra le vittime del suo incanto, per così dire, c'ero anch'io. Capisco. Ecco perché non posso fare a meno di paragonarmi a Vuoto Oscuro. Ma eri sotto l'effetto di un incanto, non era la tua volontà. In ogni caso,
Se sono qui oggi, il merito è tutto di Summer e Bruno. Loro mi hanno creduto, a differenza di tutti gli altri, e mi hanno salvato. Per questo voglio proteggerli, ad ogni costo. E con tutto me stesso. Per Moto Oscuro sarà impossibile cancellare le proprie malefatte. E questo, come giusto che sia, vale anche per me. Anche se sono stato salvato, non posso cancellare ciò che ho fatto. Tuttavia, credo che sia fondamentale aiutare gli altri. Moto Oscuro compreso. Ma che dici? No, non dirmelo. Credo di aver capito da solo. Sono convinto che se Moto Oscuro ti ascolterà, capirà cosa è da dirgli. Ti ringrazio, Link. Ora mi sento più tranquillo. Sì, sono felice di sentirtelo dire. Bene, credo che ora andrò a dormire. Per qualche motivo mi sento stanco. Buonanotte, Link. Ci vediamo domani. D'accordo. Buonanotte. Quella luce di poco fa, che cos'era? Un dialogo interiore. Mi interessa leggere anche cosa hanno da dire gli altri. Certo che vedere due coma sani e due coma giro vicini fa un certo effetto. Ciao Katie, che coincidenza incontrarti qui di nuovo. Non direi, siamo entrambi ospiti di Bruno, no? Esatto. Tutto bene, Link, ti vedo un po' strano. Ma certo, va tutto alla grande. Oh, che sollievo, pensavo che fosse successo qualcosa. No, tranquilla. Sai, Link, ora finalmente capisco molte cose. A volte mi fermavo ad osservarti, sembrava che parlassi da solo. È una stalker, lei! Ci osservava! Non avrei mai immaginato che in realtà fosse a causa degli yokai. Certo che lui per strada pure parlava da solo, ovviamente. Tu mi guardavi? Sì, all'inizio lo trovavo strano, guardarlo, ma poi... ti vedevo sempre sorridente, ti confesso che ero un po' gelosa. Ha una doppia personalità, Link. Gli yokai sono davvero incredibili, non sei d'accordo? Beh, certo. Sono invisibili, è vero, ma resteranno per sempre al nostro fianco. E sarebbe un problema se esistessero. Ma sono davvero felice di aver vissuto questa avventura con te, Link. Dici sul serio? Anch'io la penso esattamente come te. Dovremmo fare del nostro meglio anche domani. Io sono pronta. E tu? Puoi scommetterci. Salveremo tutti i mondi. Insieme. Parliamo quindi anche con Bruno? Buruno? Burino? Oh, Link, sei tu! La battaglia finale si sta avvicinando. Sì, è vero. Non credi che dovresti parlare con Katie a questo punto? Ma dille qualcosa del tipo, ehi, Katie! Ehi. Che cosa? Ma come ti salta in mente una cosa del genere? Andiamo, amico, ti conosco ormai. Credi che non me ne sia accorto? Non è quello il punto. Parli proprio tu che ti sciogli quando Isabella ti guarda? E tu come fai a sapere? Cioè, che vuoi insinuare? Ah, ci ho preso, eh? Bene, se è così allora, mostrami cosa diresti a Isabella se ce l'avessi qui davanti a te. Non mi lasci altra scelta, vero, Link? In tal caso sta a guardare. Isabella, domani finalmente andremo a Yokai World a sconfiggere Moto Oscuro. Tu però non preoccuparti per noi, pensa a goderti le vacanze estive. In qualità di capo detective Yokai, ti prometto che torneremo sani e salvi. Non solo, proteggerò anche te e tutte le persone a me care. Bruno? Ah, dovevi interrompermi proprio sul più bello? Oh, ti chiedo scusa. È che ho visto una strana luce attorno al tuo corpo. Ok, dunque, come stavo dicendo? Ascoltami, Isabella. Quando tutto sarà finito, io e te... Sì, noi ci... Beh, ti darò il mio ritorno, d'accordo? Sì, e io ti aspetterò, a fiducia in te. Come una donna che aspetta il marito marinaio. Isabella? Eh sì, volevo sentire la fine del discorso. Mi mancherai molto, Bruno. Durerà poco tempo, credimi. Non vedo l'ora che tutto ciò sia finito. Anche tu mi mancherai, Isabella. E poi... Ricordati che devi ancora dirmi cosa faremo io e te. Buonanotte, Isabella. Sta qui davanti, sulla faccia glielo fai il ciao, cos'è? Ce l'hai davanti a te. Ora mancano solo due ragazzacci. Abbiamo ancora da parlare con Jack e Summer. Summer è nostra figlia, sì, più o meno, sì, in teoria è nostra figlia. Sono informissima, dovrei domani sconfiggere... In effetti vorrei usare Jack per combattere, visto che Susanoo fa il... un casotto incredibile.
Ehi là, Link, anche tu non riesci a dormire, hai indovinato? Già. Ehi, Jack, grazie mille per aver deciso di venire con noi. Non devi ringraziarmi, siamo amici, no? Gli amici si aiutano sempre a vicenda. Sai, Link, in realtà sono io a voler ringraziare te. Che intendi dire? Grazie a te ho conosciuto tanti nuovi amici yokai, imparando tanto da loro. Ma soprattutto ho conosciuto te e tutti gli altri. Grazie a voi ho potuto salvare mia madre. Non vi ringrazierò mai abbastanza. C'è da dire che anche tu ti sei fatto valere. Sì, ma i primi a credere veramente in me siete stati voi. Per questo vi ringrazio. Sono sicuro che anche Alistair farebbe lo stesso. Ma Alistair è Emma. Ora è diventato Emma, è vero, ma rimane pur sempre un nostro amico. Gli fischiano le orecchie. Alistair verrà spesso a trovarci. Emma ama molto il mondo degli umani. Sul serio? Wow, non lo sapevo proprio! Sì, e dopo aver sconfitto Vuoto Oscuro festeggeremo tutti insieme. Hai ragione. Ora la nostra priorità è eliminare definitivamente quel mostro. Giusto. Domani dovremmo dare tutti noi stessi. Mi raccomando, Jack. Puoi contarci. Non vi deluderò, amici miei. E ora? Manca solo Summer. Alistair sarebbe fiero di voi, detective. Cos'è? Hai dimenticato i ricordi della tua vita terrena? Va bene. Allora, sono super mega ipercarico. Bene. Non sarebbe andato altrimenti. E allora, Summer? Ciao, Link. Vedo che non sono l'unica ad essere sveglia allora. Già, non riuscivo a prendere sonno, sono così. Così sono uscito un po'. È davvero tardi. Chissà cosa direbbero i miei genitori se mi scoprissero. Sono io il tuo genitore. Credo qualcosa come. Ehi, Summer, vai subito a letto! Sai papà, non pensavo che avrei vissuto un'esperienza simile con te. A chi lo dici? Anch'io sono felice di aver conosciuto i miei figli del futuro. Beh, a dire il vero, adesso ti vedo più come una sorella in realtà. Beh, per forza. Sono contento di averti conosciuto anche da giovane, papà. Sì, d'accordo, non sarai un padre fuori dagli schemi, per così dire. Ma da ragazzino sei ancora più divertente del tuo io futuro. Però ho detto che non è del tutto noioso il padre normale. È qualcosa su cui riflettere. Forse dovrei iniziare a comportarmi da adulto già adesso, tu che dici? Sì. Se vuoi essere adulto, allora ti conviene andare a letto presto. Forza a scattare! Che ti dicevo? Assomigli più a una sorella maggiore che a una figlia. In ogni caso, grazie di cuore, Link. Credo che ora me ne andrò a letto. Dobbiamo riposarci in vista di domani. Non possiamo permetterci di perdere. Ben detto. Faremo del nostro meglio. Tocca. Bene, per questo video è tutto. Nel prossimo affronteremo le ultime vicissitudini. E non penso che finirà tutto con il prossimo episodio, ma forse, chi lo sa. Ad ogni modo, vi ringrazio ovviamente per aver seguito questo episodio di Yokai Watch 4. In descrizione trovate, come sempre, tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.